Ciao ragazzi e benvenuti a tutti al mio secondo gameplay, sempre col Bari. Siamo in divisione 7, siamo riusciti a salire proprio ieri. Puntiamo la scalata alla divisione 6. Quindi ci siamo, il solito 4-5-1 di partenza. Giochiamo contro il Red Bull Salisburgo. Ecco, Manier viene subito fermato. Peccato per Sissoko. No, c'è Maniero, purtroppo non riesce a trovare la profondità, anche se il passaggio era per Rosina. Ecco subito lui che cerca la profondità e forse la trova. Se infatti la trova, si fa tutta l'area. Subito con Boateng, che libera in mezzo per Rosina. Attenzione, Jacopo Desi, la sua solita incursione a sinistra, ottimo piazzato che il portiere riesce a respingere. Ma attenzione, adesso il cross di Rosina, la calcio d'angolo, il portiere riesce a inviare. Sì. Attenzione, finta di Boateng, il tiro e il gol eccezionale ancora di Kingsley Boateng, che va a esultare sotto la propria curva. Incredibile ma vero, bellissimo gol, bellissimo tutto, grande finta. Bari in vantaggio contro il Salisburgo, squadra di Serie A austriaca. Attenzione, Romizzi tenta da solo un'incursione ma non va. Purtroppo, sempre come detto, i giocatori sono molto molto lenti. Ecco lui sempre che cerca la solita, grazie anche alla qualità superiore dei suoi giocatori. Ottima finta. Esce fuori per noi. E si va a beccare questa bella punizione. La posizione avanzata, penso che... Attenzione, liberiamo subito De Luca sulla sinistra. Ci centriamo un po' di più. De Luca tutto solo davanti al portiere. E sbaglia incredibilmente. Ha cercato il destro a incrociare, ma purtroppo non è andato. Rimettiamo subito in moto Del Grosso. Attenzione De Luca. All'ultimo secondo veniamo fermati. Ho sofferto un po' su questa percussione, ma fortunatamente era fuori gioco. Attenzione, cerchiamo. No, era per Rosini. Troppo ha puntato più verso il centro. Boateng autosmarcante, insomma. Peccato, l'avevo cercato. Cerchiamo la conclusione dalla lunga distanza di Romizzi, Marco Romizzi. Proprio lui, eccezionale veramente. Bellissima questa inquadratura. Uno dei centrocampisti in interdizione più forti, secondo me, della Lega B. Ecco, Sissoko che purtroppo questa stagione non ha avuto, diciamo, ecco, cerchiamo sempre la profondità, la fascia destra vola che... ma forse è fallo, forse, E non me lo dà.
Adesso prova per vie centrali. Ottimo intervento di Lomizzi. Maniero si libera. Lo vediamo. Fermiamo. Purtroppo il cross verso il centro non va. Cerchiamo di intercettare la linea di passaggio. Intercettata, rintercettata di nuovo, ma la perdiamo. Sissoko scatenato, eh. Del grosso buono, diciamo, nel suo piccolo compitino di marcare sulla sinistra. Intercettiamo la furbesca linea di passaggio. Purtroppo è questo il lavoro che bisogna fare con giocatori con un basso rating. Bisogna cercare, diciamo, di intercettare le sue intenzioni piuttosto che imporre il proprio gioco. Guarda che fortuna. Questo doveva essere il 2-1. Purtroppo non gli va. Penso non abbia fatto manco una conclusione in porta. Manco a dirlo. Questa è forse la sua seconda. Tutta la gara. Primo tempo molto molto spento per lui. Lanciamo per Maniero che purtroppo non riesce a smarcarsi in tempo debito. Attenzione. Contropiede pericoloso. Ottimo passaggio. Però un fuorigioco. Però ultimamente stanno rilevando veramente un'arma in più questi difensori del Bari che stanno anticipando le intenzioni, puntando i loro suoi attaccanti subito in fuorigioco. Jacopo Desi, sta diventando un vero spronatore questo Desi, eh? Ma ci ha intercettato lui, fine primo tempo, Bari 2, con due ottime conclusioni dalla distanza. Una di Lomizzi e l'altra di Boateng. Abbiamo cercato di penetrare per vie centrali. Ecco. E qui si vede ovviamente tutto il rating migliore dei suoi giocatori. Che con un difensore di rating leggermente più alto quel pallone non sarebbe mai passato. Sarebbe fallo. Puntiamo subito verso il centro, facciamo un cross più puntato. Peccato, secondo me con qualche tacchetta in più di forza. Ottimo, ottimo gol di Riccardo, no, Cristian Del Grosso, mi sbaglio. Sì, Del Grosso. Che ci faceva lì Del Grosso? Boh, sì, curioso caso della vita. Adesso lui sta giocando molto più preciso e nervoso di prima. Vediamo un po'. Spazzala subito, non ci prova. Ecco, si guadagna una buona punizione da 5-6 metri fuori dall'area. Battuta troppo sulla barriera. Ecco. Corri, corri Boateng, corri. Corri come se non ci fosse un domani. Era buono il filtrante di prima. Attenzione, dobbiamo evitare quel genere di falli lì. Purtroppo lui girandosi con i scarsi riflessi
Mi, quella della mia squadra, lanciamo dove non c'è nessuno, purtroppo. Raga, purtroppo quando ci prende le misure è difficilissimo penetrare. Raga, bellissima azione, finalmente bomber maniero. Si sblocca per il 4-1 per il Bari. Incredibile maniero. Contro una squadra di tutto rispetto di serie austriaca con i big money. No, Boateng non è. Intercettare subito, riapriamo il gioco per Desi, vediamo Manero che si è ottimamente smarcato. Cosa ha sbagliato Rosini? Adesso è ammunizione ogni fallo. Cioè, non ho capito questa cosa. Ho fatto solo col cerchio, se era una semplice, cioè, tentativo di intercettare la palla, non era una scivolata. Alessandro Micali. Bel gol, niente da dire. Fortuito, trovato lì, anche se con il vero Micali, non quello su FIFA, magari avrei voluto vedere proprio. No, era buona quella conclusione. Attenzione, se non sbaglio, sì, De Luca. Ovviamente abbiamo trovato la conclusione molte più volte noi di lui. Incredibilmente Desi non riesce a intercettare. Ecco, ci siamo girati al momento sbagliato. Speriamo di finire questa partita, dai, almeno per questa seconda diretta. Cerchiamo la super conclusione da fuori con Sissoko. Teniamo alto il pressing, Maniero, ottimo, perdiamo tempo raga, piuttosto che fare un finale, purtroppo va addirittura in raddoppio, si perde la palla molto molto facilmente. Essendo dotati di poco fisico i giocatori, le statistiche, purtroppo. Grande Alessandro Micai. Fallo, è fallo, grazie. Siamo su De Luca. Ottimo, apertura per lui. Bellissimo raga, cioè sta cosa qui, manco se la rifaccio 60 volte mi riesce. Jacopo Desi, sempre lui, proprio lui. No, bellissimo davvero, così, non me ne aspetto manco io dal bar, su FIFA, ovviamente. Ha aspettato fino all'ultimo e ha sbagliato.